Buongiorno a tutti e buon lunedì. Come ben sapete, mancano 4 ore alla chiusura dei seggi elettorali e da quel momento inizierà tutta un'altra storia. Tra i vinti partirà la resa dei conti e tra i vincitori pure. Quanto sarà cruenta la contesa dipenderà da quanto grandi saranno le vittorie e le sconfitte, ma sperando di non violare il silenzio elettorale che praticamente a quanto ho capito rispettiamo solo noi, temo che la resa dei conti si farà sentire anche a Palazzo Chigi. A proposito di silenzio elettorale, anche quest'anno è stato ampiamente ignorato. La nuova frontiera è il videomessaggio social rilanciato via WhatsApp di cui i candidati tutti e i leader praticamente hanno fatto ampiamente uso e abuso. E allora vale la pena di fare alcune riflessioni. Primo, le regole se ci sono bisogna rispettarle, se no poi è difficile prendersela con Mimmo Lucano, anche perché lui si è beccato 13 anni di carcere, mentre una dichiarazione social fuori tempo costa al massimo 1.000 euro, multa non proprio terrorizzante, diciamo. Secondo, se una legge è ampiamente violata da quasi tutti, se quasi nessuno capisce bene perché c'è e se nessuno applica le sanzioni esattamente, a che cosa serve questa legge? Per capirlo, io penso che sia una legge figlia di un altro tempo, esattamente di 65 anni fa, di un'idea paternalistica del rapporto fra Stato e cittadini che andavano sempre guidati, protetti. Oggi però, mezzo secolo dopo, siamo tutti diventati cittadini adulti e alla vigilia del voto siamo ben in grado di ascoltare le parole della politica, anche se, devo dirvelo, non sempre è un piacere. Sigla.